Nell'ultima di campionato la Torrese Calcio, in quel di Scafa, è chiamata all'ultima fatica prima di poter brindare alla prova ufficiale nei play-off. La conquista dell'ambito traguardo non è ancora scontata dal punto di vista puramente aritmetico, ma può diventarlo in caso di risultato positivo con il Castiglione Valfino, avversario odierno, che invece non ha più nulla da chiedere alla sua stagione, avendo già raggiunto la salvezza ed essendo allo stesso tempo distante dai gradini più nobili della graduatoria. Nei Granata manca il terminale offensivo Ferrandina, ma è presente l'ispirato di Giuseppe, autore di una tripletta nel turno infrasettimanale e protagonista al sesto quando sull'invitante spiovente di Scariti colpisce di testa mandando il pallone a spegnersi di un niente al lato, oltre il palo opposto. All'undicesimo sull'invitante spiovente di Buonvivere spizzato di testa da Di Giuseppe, Di Fabio arriva in ritardo per la scivolata ravvicinata che non avrebbe lasciato scampo a Di Norcia. Al decimo proteste locali per un fuorigioco dubbio fischiato all'avanzato Pizzola. I biancazzurri, rimasti inizialmente a guardare, si rendono protagonisti di una succulenta opportunità con il bomber romano che cerca di rimpinguare il personale primato in classifica, ma nell'occasione la fortuna non lo assiste, visto che il suo terrificante piazzato dalla distanza va ad infrangersi sulla trasversale. Si tratta in definitiva dell'unico vero sussulto ospite nella prima frazione, caratterizzata peraltro da diverse incursioni dei padroni di casa. Sull'altro fronte, Buonvivere vuole dimostrare che sui piazzati non è da meno del suo rivale. Al 33esimo lo stesso Buonvivere mette in azione lo scattante Pizzola, che a sua volta pecca di eccessivo altruismo, preferendo rinunciare alla battuta personale e smistando sulla corrente di Giuseppe, che non sfrutta a dovere l'ottimo assist. Il monologo torrese si evidenzia anche al 34esimo, quando lo specialista Buonvivere prova invano a piegare la resistenza dell'estremo avversario. Due minuti dopo, intuizione di Pucello, che pesca in aria Pizzola, lesto ad infilare nel sacco ma in posizione irregolare, così almeno ritiene la terna arbitrale che invalida la segnatura. I Granata del presidente Angelucci monopolizzano anche la chiusura di frazione con i tentativi di Bassano e con Di Norcia, che si aiuta anche col palo alla sua destra, e infine con la girata dal vertice d'area di Di Giuseppe, abbrancato in tuffo dall'estremo biancazzurro. La ripresa rispecchia in sostanza il solito canovaccio, con la Torrese a dettare i ritmi e con il Castiglione che bada a difendere con ordine. Al terzo, Buonvivere prova a far valere le sue doti balistiche su palla inattiva, ma senza apprezzabili frutti. Al 18esimo, Di Giuseppe vince di forza un rimpallo con i difensori avversari e scaglia un destro in corsa che difetta in precisione. Ancora Torrese al 22esimo, stavolta ci prova Pizzola, che non riesce ad intervenire sul fortuito rimpallo in area, permettendo così a Liberati di rifugiarsi sul fondo. L'episodio topico della contesa si verifica a ridosso della mezz'ora, quando il signor Romanelli di Lanciano ritiene di dover sanzionare con la massima punizione l'intervento in area di Lanari ai danni dello sgusciante Pizzola. Dagli 11 metri Di Giuseppe grazia Di Norcia calciando sul palo e si rimane quindi sul nulla di fatto. L'ultima annotazione, che in definitiva non cambia il pareggio a reti bianche che può soddisfare entrambe le contendenti, e relativa al cartellino rosso rimediato da Legnini per gioco falloso ai danni del neoentrato Coppa. Parlando della partita di oggi, credo che la Torrese sia stata incisiva per tutta la partita con le sue azioni. Sicuramente, se c'era una squadra che avrebbe meritato la vittoria, questa era la Torrese. Sapevamo che le motivazioni per questa partita erano completamente diverse, loro avevano assolutamente bisogno di un punto per raggiungere l'obiettivo dei play-off, e noi eravamo già salvi da domenica scorsa, quindi ha fatto la partita la Torrese, ha anche sbagliato un rigore, quindi sicuramente come risultato finale se ci fosse stata la vittoria non ci sarebbe stato da dire nulla. Però c'è da dire, tra l'altro, insomma, noi siamo qui come nelle ultime 10-11 partite con 8 fuori quota in campo, quindi io sono soddisfattissimo della squadra, sono felicissimo della squadra. Infatti credo che in qualche momento la Torrese vi ha temuto, specialmente nella punizione di Stefano, insomma, ha preso la traversa. Sì, sicuramente, ripeto, la Torrese aveva assoluto bisogno di fare un punto, quindi quando entri in campo con un obiettivo del genere non è semplicissimo riuscire a star calmi e giocare tranquillamente la partita, quindi avevano sicuramente timore che potessero andare incontro a qualche risultato negativo. Però appunto credo che alla fine il risultato possa andare bene a tutte e due. Noi siamo arrivati a 50 punti, loro hanno raggiunto i play-off, e quindi va bene così. Potrebbe essere un'occasione quindi per fare dei ringraziamenti di questo campionato a lei. Sì, io non è la prima volta che lo dico, io ringrazio in senso assoluto la società, una società organizzata benissimo, con tantissima voglia, con tantissima passione.
Il nostro unico cruccio è quello del campo. Purtroppo abbiamo un campo sul quale in questo momento è difficile allenarsi e giocare. Però, ripeto, ringrazio la società, faccio i complimenti a un gruppo di ragazzi fantastico, un gruppo di ragazzi che mi ha seguito in maniera veramente encomiabile. Abbiamo avuto tantissimi infortuni strani, incidenti stradali che non ci hanno mai permesso di giocare per 3-4 partite consecutive con la stessa formazione. La cosa per certi versi mi dispiace, perché probabilmente se fossimo stati un pizzico più fortunati avremmo potuto pensare di fare qualche punto in più con la squadra al completo, sempre al completo. Dall'altro mi inorgoglisce, mi rende felice il fatto che hanno giocato tantissimi ragazzi. Anche oggi eravamo nell'ultimo quarto d'ora 8 fuori quota in campo, quindi credo che poche sono le squadre che giocano con 8 fuori quota. 0-0 e si è andati ai playoff. Sì, l'obiettivo era questo, no? L'abbiamo raggiunto, c'è grande soddisfazione misurata, perché ovviamente poi il difficile ancora deve venire con degli spareggi con altre squadre, quindi sta a noi prepararci al meglio e disputarli all'altezza della situazione. Pronti per affrontare il Cupello? Beh, la squadra l'abbiamo già affrontata in campionato, è una squadra validissima. Una squadra esperta di mestiere, di categoria, quindi è una rivale importante, però insomma non c'è nessun timore, ce la giocheremo a viso aperto, quindi così come gli spareggi ci dicono. Tornando oggi, c'è stato qualche momento che avete temuto il Casilone d'Alfino, per esempio con la punizione di Stefano che ha preso la traversa? Non abbiamo mai sottovalutato nessuno, ci mancherebbe che l'ultima, assolutamente no, il Perfino è una squadra ottima, ben guidata, quindi temevamo questa squadra, noi siamo stati prudenti e quindi abbiamo un po' gestito la partita, abbiamo avuto qualche occasione anche noi, loro potevano proprio far gol su quella punizione, meglio per noi che così, che questo non si è verificato, e quindi poi la partita l'abbiamo gestita come era giusto fare. È vero che bisogna crederci, ma se lo aspettava questo traguardo di oggi? Partecipiamo a questo campionato per raggiungere i massimi obiettivi, quindi perché no? La società ci puntava dall'inizio, poi ha fatto tanto la società e poi il resto l'ha fatto la squadra, ovviamente, perché si è comportata benissimo, molto seria, si è allenata bene, quindi ha creduto ogni partita di poter fare il risultato, quindi perché no? Certamente che ci credevamo, e quindi c'è, ripeto, soddisfazione per aver raggiunto questo traguardo importante.